Periodo pieno, periodo full, caldo della Madonna, playoff NBA, europei di calcio, preolimpico di basket, olimpiadi, europei di basket. Quanti cavolo di impegni in questo periodo. Ed in mezzo a tutto questo marasma, una marea e mezza di news ed eventi dal mondo NBA. La lottery, le ipotesi di scambio, il valzer degli allenatori, i rumors, gli arresti illustri per possesso di marijuana. Proviamo a trattare tutti questi temi alla velocità della luce in meno di 10 minuti. Via! Punto primo. Caldo della Madonna. Piccola storia triste, mi si è rotto il condizionatore, fine storia triste. Secondo punto. Playoff NBA. Splendidi, dal mio punto di vista. Livellati verso il basso a causa dei troppi infortuni, ma veramente fantastici da un punto di vista qualitativo. Alle finali di conference sono arrivate 4 squadre anomale, sicuramente non quelle che ad inizio anno potessero ritenersi chiare favorite e sicuramente non quelle che si pensavano visti gli infortuni e le defezioni. Ad ovest la serie è sul 2-0, stanotte andrà in scena gara 3 con il rientro di Chris Paul, Kawhi invece ancora non pervenuto ed ancora nessuna ufficialità sul suo stato di salute. Nonostante tutto però, i Clippers hanno avuto l'occasione di portare a casa entrambe le partite giocate in Arizona, perdendole entrambe sul filo di lana. Tyronn Lue ha dimostrato di essere un piccolo, anche se molto brutto, genio degli aggiustamenti. Mi aspetto una gara 3 con un buon minutaggio del Pokémon Zubat e, perché no, con qualcosa di più da parte di DeMarcus Cousins, l'unico lungo, vista l'assenza di Ibaka, in grado di portare fuori dal pitturato Ayton senza sacrificare centimetri e fisicità. Vediamo come si riprenderà Paul George dopo lo 0 su 2 ai liberi che non ha chiuso la partita in gara 2, perché da PG dipendono le sorti presenti e, visto il contratto, anche future di questa squadra. Stante il rientro di Chris Paul, quali pensate possano essere le reali chance di vittoria per i Clippers? E con Kawhi e Ibaka sani ed arruolabili, sarebbe stata una serie diversa? Ad est, la serie è sorprendentemente sullo 0-1 in favore degli Atlanta Hawks. Hawks che hanno vinto tutte le gare 1 delle precedenti serie e tutte in trasferta. Debbo delle scuse ufficiali a Trae Young, anche se il difficile arriva proprio ora. Confermarsi a questi livelli dopo una stagione del genere è molto più difficile che fare una stagione del genere. Stessa sorte toccherà a Booker e Dayton dalla parte opposta degli Stati Uniti. Tornando però ad Atlanta, ci sono tanti spunti di riflessione dopo gara 1. 1. John Collins, per quello che ha fatto vedere, si meriterebbe l'estensione contrattuale. Lui vorrebbe il massimo, ma voi lo dareste il massimo a John Collins? Ricordo che il suo contratto da rookie scadrà a fine stagione. 2. Non è la serie per Danilo Gallinari. In difesa la fisicità di Giannis è francamente troppa per lui. Punti ne metterà sempre, ma in gara 1 è stato il peggiore dei suoi per plus minus e nemmeno di poco. 3. Trey è andato in difficoltà quando i Bucks hanno deciso di far marcare il bloccante nel pick and roll da Giannis invece che da Lopez o Portis. Con Lopez e Portis si andava in drop coverage, con Giannis invece si attacca al palleggiatore. Che possa essere il primo aggiustamento per gara 2? 4. In regular season Atlanta ha vinto 2 partite su 3 contro i Bucks, con Lloyd Pierce in panchina per giunta e senza Trae Young in 2 gare e Capela in un'altra. Quindi occhio ragazzi, perché la serie è più equilibrata di quel che sembra. 5. Il rientro di Cam Reddish può dare una soluzione in più, ma sarà più importante lo stato fisico di Bogdanovic, che ha un problema al ginocchio destro e, come backup palla in mano di Young, è l'unico in grado di creare qualcosa. 6. Tutte le vittorie di Atlanta sono state strane, se andiamo a rivedercele. Moltissime punto a punto, altre con grandi rimonte, altre con finale rocamboleschi. Parlando invece dei Bucks, punto primo, Holiday su Trae Young, tassativo, tenerlo il più possibile. Punto 2, il tiro decisivo alla fine lo prende sempre Middleton, nonostante la serata pessima a confronto con l'ottima giornata di Holiday. Può essere secondo voi un limite nel lungo periodo? 3, il bicchiere comunque lo vedo mezzo pieno. Tirando il 22% da 3 hanno comunque avuto l'opportunità di vincerla. Questo è un buon segnale, ma gara 2 va portata a casa tassativamente. Terzo punto complessivo, Olimpiadi.
Team USA ha ufficializzato i 12 che andranno a Tokyo e sono i seguenti: Lillard, Jrue Holiday, Bill, Booker, Lavin, Tatum, Middleton, Durant, Jeremy Grant, Draymond Green, Bam Adebayo e Kevin Love, che si presenterà con lo zainetto e il pranzo al sacco. Tutto sommato non male, anche se i rifiuti di James Harden e Chris Paul speravo non ci fossero. Quarto punto complessivo, lottery. Prima scelta i Pistons, che andranno ovviamente su Cade Cunningham, seconda i Rockets, che prenderanno per me Evan Mobley per accaparrarsi un lungo, visto che ne hanno uno solo a roster a nome Christian Wood. Terza scelta i Cavs, che andranno secondo me su Jalen Green. Quarta, sculatissimi, i Raptors, che secondo me prenderanno Jalen Suggs. Per i Raptors prendere Suggs significa rinunciare un po' più a cuor leggero a Kyle Lowry, free agent, che potrebbe finire a Philadelphia o ai Lakers, sempre che non virino su Kemba Walker. Attenzione poi alle due scelte di Golden State, la 7 e la 14. Potrebbero far gola a molti, impacchettato e ovviamente con Andrew Wiggins. I Warriors possono rimuovere la zavorra e prendere un'altra stella di altissimo livello oltre a Steph e al rientro di Klay. Nome da tenere d'occhio per il draft: Davion Mitchell, possibile scelta numero 10 ai Pelicans, che non è parente di Donovan Mitchell, anche se ci assomiglia in tutto e per tutto, sia dal punto di vista fisico che da quello tecnico. Quinto punto complessivo, il valzer degli allenatori. Vi dico la mia e poi ditemi la vostra nei commenti. Ime Udoka praticamente ufficiale a Boston, se ne parla un gran bene da anni, finalmente ha una panchina. Mike D'Antoni quasi fatta a Portland, allenatore che potrebbe elevare Lillard verso il titolo di MVP, ma sarà vincente la scelta? Lo lascio a voi. Del resto, ragazzi, per Portland, che è una squadra che palesemente aveva bisogno di difesa, giusto prendere il vecchio Mike, giusto. Rimangono tante panchine, ma le più ambite sono quelle dei Mavs e dei Pelicans per la presenza di due giocatori dominanti. Io credo che Jason Kidd a Dallas sia la chiusura perfetta del cerchio e a questo punto un Carlisle ai Pelicans non mi farebbe schifo. Per il resto mi butto, preannuncio Terry Stotts a Indiana e Becky Hammond, prima allenatrice donna, agli Orlando Magic. Ditemi anche qui la vostra. Sesto punto complessivo, i rumors. Kemba andrà via dai Thunder sicuramente e i Lakers ci stanno pensando. Un pacchetto con Kuzma e KCP oppure Kuzma e Schröder via sign and trade, da capire poi il futuro di Harrell, che ha la player option, di Gasol, si parla di futuro in Europa, Drummond e tale Norton Tucker. Per quanto riguarda Simmons, che è ufficialmente scaricato da Philadelphia, anche se le dichiarazioni recenti di Rivers dicono il contrario, ma secondo me è solamente un modo per non far perdere quel poco valore che ha ancora il giocatore, io ve lo dico, ho un sogno. Simmons a San Antonio via trade dopo la rifirma di DeRozan. Popovic ha sempre saputo rinnovarsi e a pochi anni dalla pensione trovare un ruolo a Simmons potrebbe essere la ciliegina sulla torta finale prima di lasciare tutto al suo successore, che sarà sicuramente uno del coaching staff. Settimo ed ultimo punto complessivo, arresti illustri. Sì ragazzi, è proprio vero. Alex Caruso è stato arrestato al gate in aeroporto per possesso di 60 grammi di marijuana. GOAT, lo stai facendo nel modo giusto. Oh raga, iscrivetevi al canale e attivate la campanella, altrimenti vi mando Ron Artest sotto casa a prendervi. Un saluto, il Franz.